Allora, intanto sentiamo subito due esponenti della politica, credo il senatore Legnini del Partito Democratico che ha un impegno peraltro credo subito dopo e poi il senatore Gasparri, prego. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio, grazie a tutti per l'invito e per l'opportunità. Molto importante, il Presidente Righi diceva nella sua ricca introduzione che insomma gli immobiliaristi voi non siete abituati alle manifestazioni, ma io esattamente dovuto al fatto che stavo per dirvi, e cioè che io ricordo la manifestazione dei costruttori dell'ANCE, alla quale ho partecipato, che insieme al vostro grido di dolore di oggi costituisce la cifra della gravità della crisi del settore immobiliare, che ci è chiaro a tutti quanti, ci è chiarissimo a tutti. Se per parafrasare il vostro slogan condivisibile, se non riparte il mercato immobiliare non riparte il nostro paese, questo è chiaro e noi lo condividiamo e siamo impegnati nella prossima legislatura che ciò avvenga in modo serio, determinato, programmato. E non mi sottraggo ovviamente ai quesiti che le tre ricche relazioni ci hanno sottoposto, ai quesiti principali, poi lascio ovviamente ci sarà la tavola rotonda sì, che approfondirà tutti i temi. Punto primo, la fiscalità immobiliare. È stato sollevato da lei Presidente e anche adesso dall'Avvocato Spaziani il tema dell'IMU e della patrimoniale. Noi siamo stati, il segretario del mio partito che è candidato a guidare il prossimo governo, se gli elettori lo consentiranno, siamo stati su questo punto molto precisi. E siamo molto precisi, assumendo in questo senso un impegno di fronte agli italiani, quindi l'IMU è un'imposta patrimoniale, è già un'imposta patrimoniale. Imposta patrimoniale tecnicamente è un'imposta sul patrimonio, appunto, immobiliare. Il tema dell'IMU è un'imposta mal concepita, mal fatta, mal attuata. Potremmo dire molto su questo, ma non è questa la sede. Ed è un'imposta nata, come tutti sappiamo, figlia del federalismo fiscale, approvata nel 2010 e poi attuata e estesa alla prima casa con il decreto cosiddetto Salvi Italia, è un'imposta cosiddetta ibrida, cioè contiene una parte patrimoniale, diciamo così, di imposizione patrimoniale in senso stretto, è una parte di corrispettività di un servizio locale, un'imposta federalista per intenderci. La gravosità, l'enorme gravosità di questa imposta, oltre 21 miliardi di gettito, di cui solo 3,8, quasi poco meno di 4, prima casa, discende da questo elemento e dal fatto che l'IMU ha assorbito diverse imposte. Allora la nostra proposta è chiara, l'IMU è iniqua ed è eccessivamente gravosa. Noi vorremmo cercare di scindere questi due elementi, non come diceva l'avvocato Spaziani adesso, di mettere una imposta patrimoniale aggiuntiva. Vogliamo scindere questi due elementi. Un conto è l'imposta federalista locale, che secondo noi non dovrebbe superare prima casa o seconda, adesso poi dico sulla prima casa, seconda e altri immobili lo 0,4, non lo 0,76. Di base che moltissimi comuni hanno portato al massimo, al 10 rotti, lo sappiamo tutti, dalla componente patrimoniale erariale, progressiva per patrimonio immobiliare superiore a 1,5 milioni di euro. Questa è la nostra proposta. In più, vogliamo introdurre una detrazione più elevata, 500 euro, lo ha detto qualche giorno fa, lo ha annunciato, per la prima casa, in tal modo di fatto esentando la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Questa è la proposta del Partito Democratico sulla quale naturalmente ci sono molte altre micro per modo di dire, hanno un rilievo, storture
a questa imposta che vanno corrette. Una di queste è quella relativa alla concessione del bene ai figli, ai familiari, che non è più considerata prima casa, una cosa che sta facendo incavolare moltissime famiglie, che va corretta, come era per l'ICI prima che venisse abolita, e così via. Così come si porrà un tema di rendere, nel contesto di un intervento riformatore che mi auguro sia razionale, meditato, serio, di coordinare questa nuova configurazione di questa imposta federalista con il tema della TARES, che sapete essere un tema di uguale serietà. Scatterà un aumento che insomma ce lo potremmo risparmiare, ci sarà 1 miliardo di euro in più di gettito che i cittadini italiani dicono risparmiatecelo, dicono. Non possono sopportare, è stato rinviato, differito fino a pochi giorni fa alla... Dopodiché, vi prego, facciamo proseguire. Dopodiché, noi riteniamo che vi siano numerose problematiche relative alla fiscalità immobiliare che vanno corrette, alcune figlie della crisi, altre, diciamo, genetiche, che adesso io non ho il tempo di trattare perché, insomma... ve ne sono molteplici, che peraltro abbiamo affrontato in questi anni, chi della maggioranza, chi dell'opposizione. Vorrei sottolineare che a chi richiamava prima che il mio partito è stato all'opposizione per 4/5 della legislatura e non è stato al governo nell'ultimo anno della legislatura, è stato chiamato ad assumersi una responsabilità nei confronti del Paese. Secondo punto, sostegno alla domanda. La fiscalità è un tema cruciale per il futuro, ma se noi non adottiamo politiche, assumiamo decisioni, individuiamo strumenti di sostegno alla domanda per la casa, sì, di sostegno al mercato immobiliare, è evidente che non risolviamo granché. C'è urgente necessità, e di questo noi siamo assolutamente convinti. Primo, di sostenere finanziariamente le coppie, le giovani coppie, in generale tutti coloro che vogliono acquistare la prima casa. Abbiamo fatto, a proposito di finanziamo le banche, abbiamo fatto una proposta bipartisan, il presidente Gasbarri lo conosce come me, sul finire della legislatura, durante la legge di stabilità, di un fondo da attingere alle risorse di Cassa Depositi e Prestiti, che avevamo indicato in 5 miliardi, finalizzato, così come è stato fatto per altre finalità, con le risorse di Cassa Depositi e Prestiti, che non è denaro pubblico, è denaro dei risparmiatori del pubblico, finalizzato all'acquisto della prima casa. Riteniamo che vada aumentato la detrazione degli interessi passivi sui mutui, lo diciamo da anni tutti, ma non è stato fatto, è ferma questa cosa, bisogna farla. Riteniamo che bisogna introdurre, almeno per le coppie di giovani precari, per coloro che non possono permettersi, un sistema di garanzia pubblica supplettiva per accedere di più e meglio all'asfittico mercato finanziario, alle banche che non danno soldi, una garanzia pubblica che può concedere il Fondo Centrale di Garanzia, che peraltro è munito di risorse significative, già iscritte al bilancio dello Stato. In generale, di orientare la leva fiscale al sostegno alla domanda. Alcune delle cose che ho detto, come quello per esempio degli interessi passivi, della maggiore detrazione sugli interessi passivi sui mutui, va in questa direzione, così come è andato in questi anni in quella direzione, va in quella direzione il credito d'imposta che voi conoscete bene, che tutti conosciamo bene, sulle ristrutturazioni edilizie e sull'efficienza energetica, che voglio ricordare è finanziato fino al 30 giugno, il famoso 36 poi elevato, il 55% è coperto fino al 30 giugno, bisognerà prorogarlo, perché quei due strumenti hanno funzionato, devono continuare a funzionare. Chiudo ritenendo di assoluto interesse e con necessità ovviamente di approfondimento le proposte che venivano formulate sull'edilizia agevolata,
attingendo all'inventuto. A me sembra una cosa serissima, perché quel 1.200.000 immobili in pancia alle imprese italiane costituiscono un problema per le imprese, un problema per il mercato, e una risorsa, una ricchezza peraltro tassata, che non può essere rimanere inutilizzata in attesa che passi la crisi. A me sembra che è una cosa molto seria, che io cercherei di mettere in relazione nei modi che saranno eventualmente, dovranno essere studiate, anche con il tema delle dismissioni immobiliari pubbliche. Una qualche relazione si può stabilire, anche se sappiamo che questo tormentone delle dismissioni immobiliari pubbliche, che si trascina da anni, bisognerà affrontarlo con decisione e determinazione, non soltanto perché non c'è neanche un provvedimento di carattere finanziario, io me ne sono occupato di tutti i provvedimenti finanziari dagli ultimi 8 anni, che non contiene un intervento sulle dismissioni del patrimonio pubblico, e sistematicamente non si fa. Viene disatteso, questo è il problema. C'è qualcosa che non vuole, bisogna assolutamente farlo. E insomma, chiudo dicendo che la passata, richiamando quindi un appello del Presidente, la passata legislatura si aprì con quella misura simbolica che colpì molto, dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa, e si è chiusa invece con il massimo della pressione fiscale sul patrimonio immobiliare, che è una pressione fiscale insopportabile. Con la nuova legislatura vediamo tutti insieme di studiare e fare un cammino più ponderato per ridurre la pressione fiscale sul patrimonio immobiliare e orientare la leva fiscale al sostegno della domanda e alla crescita, e quindi alla ripresa dello sviluppo. Grazie e buon lavoro. Grazie. Allora qualche impegno, insomma, il senatore l'ha preso.